Ma ciao a tutti! Essere il figlio di un calciatore non è così semplice. È vero, ci sono tantissimi comfort e tantissimi vantaggi, tra cui i soldi. Insomma, i soldi piacciono a tutti. Ma per tenere queste cose, i piccoletti più famosi del calcio devono rispettare regole molto severe. Come il figlio di Cristiano Ronaldo. Anche se non sembra, spesso finisce sotto i riflettori. Ma è sempre riuscito a tenere un carattere composto davanti alle telecamere. Questo perché non può fare come gli altri bambini della sua età e gli vengono impartite lezioni ogni giorno su come comportarsi e su come la sua vita dovrà essere fino alla maggiore età. Se volete saperne di più, mi raccomando, seduraiatevi mentre vi unite al mio canale Telegram di sconti per riuscire a risparmiare qualcosina ogni mese, comprando comunque ciò che vi piace e partiamo! Ore di allenamento. Non è un segreto che Cristiano Ronaldo Jr. sia già molto capace, ma una piccola parentesi, perché alcuni hanno lo stesso nome del padre con la scritta Junior alla fine? Una cosa che non capirò mai, è come parlare di un mini me. Comunque, a parte queste cose senza senso, sappiate che si allena ore dopo aver finito la scuola e fatto i compiti. Lo fa sia perché gli piace, ma anche perché è una routine ormai programmata. Poteva scegliere di non farlo, ma ormai sono anni che ama il calcio, e quindi cerca di seguire le orme del padre. Un giorno il suo sogno è riuscire a batterlo, quindi per adesso non gli pesa minimamente rinunciare a qualche uscita con gli amici per allenarsi a casa. Maggior numero di gol. La rincorsa al padre per Junior è diventata una cosa ormai obbligatoria, non gliene importa niente di ciò che dovrà passare negli anni a venire. Oltre a volerli bene, vuole anche diventare un rivale degno di nota, un qualcuno che possa magari anche sostituirlo in un futuro e dimostrare magari di essere meglio. Per far ciò si è posto una regola importantissima: deve assolutamente segnare il maggior numero di gol in ogni partita. Forse ad alcuni sembrerà una cosa da prepotenti, ma non lo è. Porsi delle sfide che vanno oltre i propri limiti è la chiave per diventare i migliori. Secondo alcune notizie dell'anno scorso, in sole 28 partite aveva segnato 58 gol. Un numero mostruoso considerando l'età giovane. I giornali addirittura dicono sia semplicemente il nuovo giocatore d'oro da tenere d'occhio in futuro. Ed è ciò che sta facendo la Juventus. Vuole bloccarlo nella sua rete quando sarà il momento. Insomma, se siete anche voi dei calciatori e volete diventare forti, ponetevi sfide ogni giorno come questa dei gol. Allenamento muscolare. Ovviamente insieme all'allenamento dietro il pallone ci vuole anche molta palestra, altrimenti risulta impossibile tenere il passo con il proprio talento. Junior si allena moltissimo in palestra ogni giorno, sia con esercizi a corpo libero che con i pesi, il tutto bilanciato e regolamentato da un coach personale, e ovviamente anche il padre di tanto in tanto gli insegna qualcosa. Ha cominciato ad un'età molto giovane, ciò ha portato a tante polemiche. Alcune foto postate online hanno sconvolto le mamme del pianeta, che si sono chieste se andasse davvero bene che un bambino di quell'età avesse quella muscolatura e conducesse quella vita. Ronaldo non ha mai risposto chiaramente a queste polemiche e ha preferito ignorare. E il figlio ha continuato con queste sue abitudini per passione. Nessuno lo forza o lo forzava, era il suo sogno e lo è ancora oggi tenere il passo del padre. Dieta. Anche questa è una parte molto delicata che è diventata fonte di polemiche. Come ogni buon riccone che si rispetti, anche il piccolo Junior aveva il nutrizionista personale, e ancora oggi. Non ha mai avuto la possibilità di mangiare una pizza intera. Capite che brutta cosa? Non poteva mangiare una pizza intera il sabato sera. È qualcosa che nessun essere umano dovrebbe fare. Ha sempre avuto una dieta ferrea, orari precisi per il pasto e ovviamente tutto doveva essere salutare. L'insalata era all'ordine del giorno. Ma non per questo non poteva provare i dolci, era un piccolo appassionato di caramelle e cioccolato. Sfortunatamente a volte doveva mangiarli di nascosto per riuscire a non farsi vedere. Il padre non è così severo da impedirgli di mangiare certe cose, ma ha sempre cercato di indirizzarlo ad una vita sana e alla fine Junior ha scelto questo tipo di vita. Stile di gioco. Questa non è una regola, ma più una curiosità. Alcuni, non si sa per quale motivo, pensavano che lui fosse obbligato a giocare come il padre. Cioè utilizzando il medesimo stile di gioco, ma non è affatto così. È vero che Ronaldo lo allena il più possibile personalmente, per cercare di insegnargli i trucchetti del mestiere, ma non vuol dire che sia costretto a ripetere queste cose in campo, anzi vi dirò di più. Junior è un fan di Lionel Messi, il vincitore dei 6 palloni d'oro. La prima volta che lo aveva incontrato era stata grazie al padre, che lo aveva portato con lui ad una premiazione. Pensate che era così emozionato che a volte lo osservava di nascosto. Insomma, per il padre ha moltissima stima e vorrebbe diventare forte come lui, se non di più. Ma come giocatore di calcio ha altre preferenze nella vita, e mi sembra giusto così, se no sarebbe stata una storia banale da raccontare. Prima di continuare, ecco il quiz emoji di oggi.
Chi sa dirmi a che film si riferisce questa sequenza di emoji? Ovviamente niente risposta adesso, ma alla fine del video e continuiamo. Studio. Una cosa che preoccupa molto Cristiano Ronaldo è l'educazione di suo figlio, anzi ha imposto delle regole severe su questo. Prima lo studio, poi tutto il resto. Se non fosse andato bene a scuola non avrebbe potuto allenarsi a calcio. Come dimostrazione di ciò, Ronaldo la prima cosa che ha fatto dopo l'arrivo in Italia è stata cercare una scuola che potesse accogliere Junior e farlo crescere come si deve anche mentalmente. Lui personalmente ha visitato vari istituti scegliendo il J-Village, a Torino, che ha al suo interno il WINS, cioè il World International School, ovviamente molto vicino al campo in cui si allena. Vuole che non gli manchi assolutamente niente. La madre. Non parlo del famoso film, ma della madre di Junior. Chi è? Perché non si vede mai da nessuna parte? Questa è una domanda che in molti si sono posti. Vive con Ronaldo da quando è nato e non ha mai conosciuto sua madre. Sulla questione il padre è stato sempre molto riservato, ed è una regola indiretta che anche il figlio rispetta. In più interviste e anche nel documentario ufficiale, Cristiano Ronaldo ha affermato di non voler mai e poi mai svelare ai giornalisti questa storia, e che suo figlio non incontrerà mai sua madre. Quando arriverà alla maggiore età gli racconterà tutta la storia come si deve, ma per ora non ha nessuna madre biologica. I parenti del calciatore hanno difeso questa sua iniziativa e hanno affermato anche loro che quella donna non esiste, per loro è morta. I tabloid inglesi avevano fatto delle piccole ricerche, ipotizzando un po' di cose. Si pensava che Junior fosse stato frutto di una notte di passione incontrollata e che questa donna, dopo essere rimasta incinta, è stata pagata 10 milioni o più di dollari per lasciare la custodia al calciatore e sparire dalla sua vita. Sarà così? Non penso lo sapremo mai. E quindi andremo tutti avanti a teorie, a meno che Junior non decida dopo i 18 anni di svelare questo mistero così misterioso. E siamo arrivati alla fine. La risposta al quiz ovviamente era It, il famoso film che ha avuto un remake che a mio parere non era poi tanto spaventoso. Noi concludiamo per oggi, spero il video vi sia piaciuto e ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.